Prima di iniziare, voglio che commentate questo video con una domanda molto importante a cui volete una risposta riguardo Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. È molto importante e adesso vi dico il perché. Il 18 settembre volerò a Londra con Nintendo Italia per provare in anteprima negli studi The Pokémon Company Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Questa mia visita a Londra mi permetterà di rispondere a molte delle vostre domande e quindi fatemi delle domande interessanti qua sotto nei commenti. Non voglio domande del tipo tu prenderai Pikachu o Eevee, no, voglio delle domande veramente serie a cui io potrò dare una risposta, perché avrò l'occasione e la grandissima opportunità da parte di Nintendo Italia di registrare 2 ore di gameplay. È tantissimo! Grazie a queste 2 ore potrò rispondere a molte delle domande che mi lascerete in questo video. Quindi mi raccomando, allenatori, sbizzarritevi. Detto questo, oggi andiamo a reagire, a fare un'analisi del trailer che abbiamo visto durante il noto programma giapponese Pokenji. Più che un trailer, direi proprio un Junichi Masuda che gioca e ci fa vedere delle funzionalità molto interessanti di questo gioco. Prima ovviamente di andare a visionare questo trailer e commentarlo insieme, ci tengo a ringraziare tantissimo Nintendo Italia ancora una volta e anche The Pokémon Company che finalmente ha aperto le porte all'Italia. Io sono onorato di rappresentare questo paese per quanto riguarda il mondo Pokémon. Quindi grazie veramente, cercherò di svolgere un ottimo lavoro, dato che mi sento una responsabilità addosso molto importante. Probabilmente con 2 ore di gameplay riuscirò a farvi non uno, non due, ma addirittura forse 3 video dove vi farò esplorare praticamente ogni angolo della regione di Kanto rivisitata. E qua sotto nei commenti non voglio persone che scrivono è il solito remake qui e là. Dopo che l'abbiamo giocato potremmo scriverlo se effettivamente è vero. Detto questo, ragazzi, andiamo a vederci questa puntata insieme e vediamo un po' cos'è successo. Io purtroppo non ho fatto in tempo a seguirla perché, ragazzi, capite che lavoro fino a tardi e a luna di notte sono arrivato troppo tardi purtroppo e non sono riuscito a seguirla tutta. Ma qualcosina ho già visto, da qualche immagine, qualche spoiler ce l'ho fatta. Quindi mi prendo le mie belle cuffie e vediamo un po' cosa ci hanno detto in più di Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. 3, 2, 1, via. Ok, qui riusciamo a vedere la mossa MN taglio. No, attenzione ragazzi, perché quella non era un MN, era proprio il Pikachu. Quindi in questo caso le MN sono state sostituite. Figa l'animazione comunque. Qui troviamo l'avventuriero. Oh, che carino che è con la barbetta qua sotto, sembra un po' Ad Lars. Ok, qui troviamo un Pikachu contro uno Geodude. Sappiamo bene che le mosse elettro non sono le migliori, però io, ragazzi, là intravedo una mossa acqua. Che sia proprio il Surfing Pikachu? Incredibile, ragazzi, avere un Pikachu del genere. E questo ci aiuterà molto durante la nostra avventura, anche tramite il surf, quindi surfare. Qui abbiamo Eevee, quindi vediamo anche la mossa esclusiva nuova di Eevee, che sembra essere una specie di nitrocarica, ma nitrocarica non è. Però ha bruciato, nitrocarica non brucia, che io sappia, o brucia? Però ragazzi, no, credo che sia proprio una mossa che brucia al 100% in questo caso. Allora, dando delle bacche molto simili a quelle di Pokémon Go al nostro Pokémon, lo rendiamo felice? Più nostro amico? Ah, ci può trovare degli strumenti? Oddio, ragazzi, che pettinatura! È inquietante, è veramente inquietante. Ok? Ragazzi. Sugoi! No, questo è figo, ragazzi. Questo è veramente figo. Questo è figo. Si può surfare con Pikachu, ragazzi. Gli si può dare un'acconciatura veramente bizzarra, direi. Comunque mi concentro anche molto sui pupazzi dietro
che sono veramente fighe, bellissimi Pikachu. Comunque ragazzi, direi di andare a fare una breve analisi di quello che abbiamo visto, perché può essere molto interessante. Insomma, ci hanno detto che praticamente le MN non esisteranno più, poche parole è quello, perché abbiamo visto il Pikachu che fa taglio, abbiamo visto che si può usare il Surf, quindi molte altre funzionalità come forza o spaccaroccia sicuramente verranno sostituite in qualche modo, probabilmente anche volo con il Charizard che abbiamo visto che può usarlo al momento. Andiamo a vedere qualcosina, va? Allora, per quanto posso leggere qui, la mossa si chiama Splash Surf, che permetterà di cavalcare sulla tavola il Pikachu e sconfiggere gli avversari. Abbiamo visto che in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha avevano introdotto l'ipervolo, mentre per quanto riguarda in Ultrasole e Ultraluna, o Sole e Luna comunque, il Pokepassaggio. Qui invece abbiamo proprio dei Pokémon che possono usare delle MN tutte loro. Ora non sappiamo se questa funzione si può estendere ad altri Pokémon o soltanto a Pikachu e Eevee. Ciò che però è certo al 100% è che queste mosse non occuperanno alcun slot sui nostri Pokémon. Quindi ragazzi, molto molto importante, perché non voglio ritrovarmi un Pikachu con taglio, surf, spaccaroccia e forza, no? La mossa di Eevee a quanto pare si chiama Flare Burn, una mossa di tipo fuoco che ricorda vagamente fuoco carica o comunque nitro carica. Nitro carica era più una sorta di giro su se stesso, ma comunque fuoco carica la ricorda moltissimo. E non si sa se questa mossa appunto scotti al 100%, ma sarebbe troppo OP, no? Quindi diciamo che questo Surfing Pikachu ritorna su Next Gen dopo essere già passato su Pokémon versione gialla. Abbiamo anche però la controparte, ovvero Flying Pikachu, no? E non è che proprio questo Flying Pikachu potremmo utilizzarlo per volare? Oddio, sembrerebbe troppo strano, dei palloncini, seriamente? Cavolo, diventerebbe una specie di app Pokémon, no? Oddio. Tuttavia dal trailer non si riesce ad estrapolare altra informazione se non quella di queste due nuove mosse speciali. Sono comunque contento che in un trailer abbiano risposto a una domanda molto importante che si sono posti tutti sin dall'inizio, ovvero le MN. In quelle ore che proverò Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, potrò rispondere a tantissime di queste domande che ci facciamo continuamente. Quindi registrerò tantissimo per voi, ci tenevo proprio a darvi queste informazioni in un video apposito su questi giochi. Mi dispiace non essere andato in live la sera e avervi portato il Pokenchi sul canale. Probabilmente con il prossimo Nintendo Direct Federic vi aspetterà sul canale con una live apposita la sera. Mi dispiace soltanto ragazzi non essermi organizzato per Pokenchi, ma vabbè. Noi ci vediamo in un prossimo video, era da tanto che non facevo una reaction del genere e andavo a vedere un trailer insieme a voi. Questi video sul canale ci devono essere per forza, perché se tratto il mondo Pokémon a 360 gradi non possono mancare. Io vi ricordo che domani, martedì sera alle ore 20:45 saremo in live sul canale con Pokémon Quest, non mancate. E nulla, da vedere è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori e niente, ci si vede a Londra, che spettacolo, ciao! Ah, per la cronaca ho fatto questo video molto particolare proprio anche per... le vostre domande. È importante che mi facciate domande, perché così do una risposta a tutti, ok? Non faccio questo video corto tanto per... Ciao allenatori!